Che strumenti avete per fare luce, profonda luce su questa vicenda? Gli strumenti che ci mette a disposizione il regolamento del Consiglio Comunale, ovvero la commissione permanente di indagine che sia rappresentata da un membro di ogni gruppo consigliare e che abbia un tempo solitamente stabilito in 6 mesi per fare un'attività conoscitiva sia diretta che indiretta su quello che è stata tutta la vicenda dell'Accademia dell'Immagine, su quello che è stato esclusivamente per quello che ci compete, ovvero per quello che è stato, diciamo, l'attività del Comune dell'Aquila come socio fondatore dell'Accademia dell'Immagine. Poi in più c'è l'elemento che in quegli anni ha coinciso, cioè che il sindaco era anche legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia dell'Immagine. Ma come mai l'opposizione, tra virgolette, è venuta fuori solo adesso, con un ritardo abbastanza notevole rispetto ai fatti, insomma, che vanno avanti già da molto tempo? Come mai vi siete svegliati, mi permetta questo termine, solo ora? Allora, per quanto mi concerne, essendo peraltro entrato in un secondo momento e forse essendo quello più attrezzato nei consiglieri comunali, visto il lavoro che faccio, mi sono occupato io direttamente di questa vicenda. C'è stato ovviamente per me un tempo necessario per metabolizzare e digerire la vicenda e gli atti, sentire un po' tutto quello che succedeva. Poi anche voi in questi giorni avete in qualche modo avete raccolto un po' le diverse posizioni, tra quella che è la relazione depositata dall'avvocato Luca Bruno incaricato dalla regione, quelle che sono state le esternazioni del sindaco. Quindi è chiaro che prima di poter in qualche modo ufficializzare una nostra posizione volevamo avere una conoscenza diretta degli atti. È stato anche un modo per fare massa critica e unirvi, insomma, anche in previsione di quello che saranno prossime consultazioni per rifare il gruppo, ecco, torno sull'argomento. Ma oddio, no, le due cose sono in realtà distinte e separate, nel senso che c'è un momento e una fase politica che è naturale, che è quella di avvicinamento verso un appuntamento elettorale come quello delle regionali, e poi ovviamente tutto quello che sta succedendo sul piano nazionale, sia con il congresso del PD da una parte, sia con invece la scissione del PDL, invece la nuova formazione di centrodestra. È chiaro che questo ha dei risvolti anche a livello locale su quelli che saranno poi i possibili e prevedibili assetti a livello regionale, provinciale e comunale. In che tempi volete concretizzare qualcosa, quindi far uscire queste discrasie con questa commissione? Insomma, a che volete giungere in tempi brevi? Ma innanzitutto a mettere nelle condizioni il Consiglio Comunale, che in qualche modo gli è delegato il potere di controllo anche sull'attività dell'amministrazione attiva, quindi dotare il Consiglio Comunale degli strumenti per poter avere una posizione. Ripeto, così come è stato fatto anche sulle società partecipate, dove si è fatto uno screening per ogni società e si sono valutate in qualche modo sia le responsabilità e sia l'attività e la gestione delle stesse. Quindi la volontà è questa di avere possibilità di mettere a conoscenza il Consiglio Comunale di quella che è stata l'attività dell'Accademia dell'Immagine in questi anni e di eventuali responsabilità se dovessero emergere.